È l'ultima o non è l'ultima? Speriamo che ci sia anche domenica prossima. Beh, è molto bello sentire che il tempo che stiamo vivendo ha una ciclicità, ritorna. Ma cosa significa? Che è sempre uguale alla fine? Beh, domenica prossima cominceremo l'anno B, perché il ciclo della liturgia ha un ciclo triennale A, B e C, ogni anno andiamo poi a rotazione, no? Quindi il Vangelo di Marco ci accompagnerà nel prossimo anno, come abbiamo fatto 3 anni fa. Guardando le facce, secondo me, 3 anni fa eravate un pochettino diversi, però, eh. E anche 6 anni fa, anche 9 anni fa, 12 anni fa. Di 3 anni in 3 anni tu dici: beh, hai ragione, forse qualche cosa è cambiata. Ho qualche capello in meno, bianco. E no, è che sono cambiate forse diverse cosette in questi 3 anni. E forse in questi 3 anni molte persone sono andate a vedere questo Vangelo dal vivo, perché è un Vangelo che ci parla di morte o di vita. E dipende che cosa guardi, dipende che cosa scegli. Mi permetto di dire che il giudizio lo stiamo già mettendo in pratica con quello che stiamo scegliendo tutti i giorni. Facciamo delle scelte e queste sono il nostro giudizio. Avrei voglia di spaziare in lungo e in largo, ma cercherò di essere sintetico, perché si parla di un pastore, si parla di pecore, anche di capre, e il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Quante volte vorremmo dire così? Sì, il Salmo dice non manco di nulla, e invece sentiamo che manchiamo di tante cose. Allora forse, se ci manca molto, forse è perché, non è il nostro pastore, ci stiamo facendo guidare poco da lui. Questo può essere una delle domande, no? Se mi mancano tante cose, perché? Si pone Ezechiele, che abbiamo ascoltato nella prima lettura, dice che lui passa in rassegna il gregge e raduna le pecore, va a cercare le disperse, quelle nei giorni grigi, di caligine, nuvolosi, è lui che conduce al pascolo, lui fa riposare, va in cerca della perduta, riconduce quella smarrita all'ovile, fascia la ferita, cura la malata, sia la grassa e la forte, ma anche la debole. Lui pasce con giustizia. Beh, il Signore è il mio pastore. Provare a pensare se nella nostra vita stiamo ripercorrendo un po' queste tappe varie che abbiamo ascoltato e come le stiamo percorrendo, perché forse in certi momenti non sembra che vada proprio così, o forse siamo così dispersi che dice forse fa fatica a trovarmi, oppure forse faccio fatica ad andare da lui, a lasciarmi prendere da lui. Forse faccio fatica perché, beh, e qui c'è la scelta, perché forse anziché pecora voglio essere capra. Cioè, voglio piuttosto imporre i miei criteri. La differenza tra le pecore e le capre. Qualcuno dice sì, il pelo,
Lascia stare, mica soltanto il pelo. Dice le corna. Sì, abbastanza, abbastanza. Le cornate che diamo nella vita forse fanno la differenza. E ricordo che però le pecore, anche le pecore danno le testate, quelle che ci diamo regolarmente tutti i giorni. Non è detto che lo diamo da capra, lo possiamo dare anche da pecora. Cioè possiamo anche chiederci perdono dopo e non ci facciamo troppo male nel darci le testate. Ma fuori metafora, che cos'è che può cambiare sostanzialmente la mia vita? E forse è per chi sto vivendo. La differenza forse la farà proprio questo, se ho capito che il pastore è arrivato a dare la vita per me. E allora mi aiuta a vedere che cosa significhi vivere questa vita? A me piacerebbe proprio in questo entrare nella metafora che forse più che una parabola, questa è una conseguenza delle nostre scelte, più che una parabola. Cioè semplicemente ti dice, beh, durante la vita cosa hai scelto? Ecco, quello che hai scelto avrai. Faccio come si chiamano, gli smile, lo uccidono qua. Oddio, quello che ho scelto, cosa ho scelto? Signore, non so mica cosa ho scelto. No, aspetta, ne parliamo allora. Ho avuto fame, tu che dici? Beh, oh, vai al bar, con i tuoi soldi? Ho avuto sete. Ah, ci sono tante fontane. Cioè, noi possiamo trovare delle soluzioni al di fuori della mia vita. Come si chiama questo in italiano? Egoismo. Guardate che credo che questa sia la condanna. E qualcheduno si sente condannato da Dio ad essere egoista, chiedo. Dio ha condannato qualcheduno di noi ad essere egoista? No, eh? Allora, passiamo da qui. Proviamo a passare da questa strada. E perché? Perché lui stesso ha percorso questa strada e ci ha indicato, beh, dove ha messo i piedi e chi ha frequentato e che cosa ha fatto mentre lo frequentava. Si è preso cura e la sua vita l'ha pensata in una relazione. Vorrei semplicemente soffermarmi su questo oggi. Credo che questo ci parli chiaramente di che cosa sia vivere e che cosa sia morire. Perché uno può campare anche 100 anni, ma se campa bloccato nel suo egoismo, vive ma è morto. Perché ciò che ci fa vivere davvero è l'essere gli uni per gli altri. In questa prospettiva mi sembra di poter dire che realmente queste persone dicono: ma quando è che ti abbiamo visto affamato, assetato? Quando ti abbiamo dato da bere? Cioè, uno non pensava neanche di farlo direttamente a lui. In questo veramente si capisce come questo brano del Vangelo sia universale, universale. Cioè, tante persone questo lo fanno non perché hanno conosciuto Cristo, ma hanno conosciuto che nel dono di sé, nel vivere quello che noi chiamiamo il cuore del Vangelo, il cuore del Vangelo è ama, Dio è il prossimo, ama. Alcune persone l'hanno conosciuto non come rivelazione cristiana, ma
hanno conosciuto il bello dell'essere un dono di sé. E quindi hanno vissuto il Vangelo. E perché c'è mica la conoscenza di Cristo solo quella esplicita. Noi viviamo, siamo qui perché, avendo ricevuto il Vangelo, avendo creduto in Cristo risorto, vogliamo alimentare la nostra vita quotidiana al Vangelo. Dico bene? Vogliamo alimentare la nostra vita quotidiana al Vangelo. Per cui tutte le volte che poi sperimentiamo che dal Vangelo diamo qualche sterzata, possiamo anche fare un passo e dire: perdonami Signore. E c'è anche questa grazia, è riprendere il cammino. Quindi, oltre ad avere una, abbiamo la fortuna di aver conosciuto la bellezza del Vangelo e la novità di vita che non sarà soltanto dopo, ma è cominciata quando abbiamo scelto di essere in Cristo. Quindi abbiamo rinnegato il peccato e detto di sì a Lui. Poi si inciampa, si cade, si chiede perdono e si riparte. Come sintesi della vita cristiana può andare? Sì? Ok. Molti la vivono senza sapere che vita cristiana, quindi non vengono in chiesa, non dicono le preghiere, però hanno imparato a vivere con amore. Non sono chiusi nel proprio egoismo e si spendono per gli altri. Possiamo dire che stanno sbagliando, che sono dei peccatori tremendi? Forse meno di me. Forse meno di me. Bene. Dicevo, allora dove sta la fregatura? No, non è che c'è... Questa non è la fregatura, questa è la bella notizia. La fregatura è non vivere la bella notizia. La fregatura è non vivere la bella notizia. E cioè rimanere bloccati pensando che non c'è nel dono di sé bellezza, non c'è gioia. E la bellezza sta nell'avere le cose e rimanere bloccato, chiuso in questo fortino asfissiante. E quindi, e così concludo, dove stiamo andando dipenderà da che cosa stiamo scegliendo. Se ne andranno questi al supplizio eterno, a vivere bloccati nel proprio egoismo, perché anche se gli viene proposta una novità di vita, un vivere in comunione, condividere, dicono no, 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 io e basta. Se ne andranno. I giusti invece, quelli che hanno sperimentato quanto è dolce la condivisione e, ben intesi, consapevoli di prendere tante fregature, vabbè, sappiamo, no? Chi è che non è mai stato fregato? Non è ancora nato, poi gli altri un pochettino, tutti sì. Però sarebbe peggio indurire il cuore, allora no, allora basta, allora io non mi do più, non condivido più. Quello sarebbe peggio, quello è sperimentare già da adesso quel blocco. E allora con voi oggi questo volevo mettere al centro per condividere un pensiero, un desiderio, una preghiera. Che qualunque cosa ci abbia anche ferito, isolato, possa ricevere la luce del Vangelo dentro, possa esplodere di vita, di relazione nuova, di condivisione, perché questa è la vita che Cristo risorto ci vuole donare. Non rinunciamo alla nostra gioia.